Ciao a tutti ragazzi, sono Dima e benvenuti in questo video retro. Perché retro? Perché oggi giocherò a Tom Clancy's Rainbow Six 3, ragazzi, sì, l'ho detto bene. È un gioco sviluppato dalla Ubisoft, molto molto vecchio. Pensate che questa scatola ha 11 anni, ragazzi. Il gioco è uscito nel 2004, ha 11 anni, guardate com'è mal ridotta, tutta spaccata, rotta. Mamma mia, che bei tempi quando giocavo. E ho scaricato l'emulatore perché la PlayStation non ce l'ho più. E ho impostato i comandi del controller perché non posso giocare con il fottuto mouse perché è un casino. Praticamente i comandi sono tutti incasinati. E cominciamo la campagna. Allora, cos'era? Ah, il villaggio alpino. Ragazzi, che me lo ricordo. Allora, ho cominciato per vedere com'è. Vai. Vai, bellissimo. Oh, guardate ragazzi, è uno spettacolo. Praticamente ho impostato sul 4K ed è spettacolare. Sulla PlayStation 2 neanche HD era. Oddio, è bellissimo, raga. Guardate, è uno spettacolo. Che bei tempi. Per voi sarà una schifezza, però per me è davvero bellissimo questo gioco. Lì mi sa che c'era un bastardo. Infatti si sente. Ciao! Vieni qui, bastardo. Vieni qui. Ma che cazzo? Oh, morì, figlio di una... Morto? Non lo so, ragazzi. Troppo bello, è troppo bello. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Qui la vita non ti si rigenera, resti sempre con quella vita lì che vedete in basso a sinistra. Potete dare comandi ai vostri uomini come in tutti Rainbow Six. Porca puttana, è davvero difficile sto gioco, eh. Mirare, cazzo. C'è nessuno? Mamma mia, ragazzi, la grafica nel 2004. Cioè, ma quanto era fatta bene? Quanto è bello sto gioco. Bellissimo. Sarebbe bellissimo fare una coop con qualche amico, ragazzi. Davvero bellissimo. Mi sa che posso connettere più controller contemporaneamente. Ecco il checkpoint. Salvataggio rapido dei progressi attuali. Ok, andiamo. Lo stagio nella chiesa. Nella chiesa. Ah, e devo raccontarvi una cosa. Che da piccoli, cioè, non capivo un cazzo di italiano. Perché praticamente io ero in Moldavia e la mia mamma mi mandava videogiochi dall'Italia. Sì, bello. E praticamente non sapevo un cazzo dell'italiano. E con i miei amici si giocava questa mappa qui, questa partita. Si arrivava alla fine e mettevo sempre riprova. Sbagliavo perché rimanevamo sempre su questa missione e non si cambiava mai. Praticamente si rifaceva sempre la stessa missione, però non ci si stancava mai. Era troppo bello. Non c'è nessuno? Ma che cazzo? Mi ricordo benissimo che c'era qualcuno qui. Ma non lo so, magari si spostano da soli. Intelligenza artificiale. Surprise, motherfucker. Oh, porca puttana, mi hanno fatto cagà sotto sti bastardi. Andate a fanculo. Vaffanculo, aiuto, ragazzi. Ragazzi. Andate. Madonna, mi hanno fatto prendere un colpo tutti là alla porta. Vieni qui, stronzo. Ma che t'arrendi, muori. Porca troia. Pronti, stronzi di merda. Bastardi, oh. Ecco come ci si mette avanti. Dingi. Vieni qui, stronzo. Che cazzo siete? Oddio, ho aumentato la velocità, ragazzi. Ho sbagliato. Oh, cazzo ho fatto. Praticamente mi fa vedere 400 fps. Ma che cazzo. Però non è questa la velocità del gioco. Praticamente qui quando si alzano gli fps va troppo veloce il gioco. Quindi è ingiocabile. Peccato non si può settare 60 frame per bene. Cioè tu metti 60 frame ma va velocissimo, non si capisce perché così. Devi mettere la default della PlayStation 2. La simula praticamente. Minchia, non c'ho vita. Porco il cazzo, come faccio adesso? Andate voi a combattere, raga, perché io sono morto. Grazie. Sto morendo. Cazzo. Prima praticamente no, sbagliavo sempre le impostazioni, mettevo la risoluzione nativa della PlayStation 2 e faceva cagare. Era così sulla PlayStation 2. Adesso sto registrando in 4K, porco cazzo. Davvero molto diverso. C'è nessuno? Vediamo, allora. Che cazzo? Chi ha aperto la porta? Chi ha aperto la fottuta porta? No, mi sta per morire un amico. No, mi è morto, no. Loisel, non so neanche che cazzo sei. No, cazzo! No, merda, mi sono morti tutti gli amici.
No, ma è difficile sto gioco, cazzo. Difficoltà normale, molto difficile, cazzo. Immaginate difficoltà difficile. Porca puttana, è difficilissimo. Ok, c'è caricamento? No, non c'è caricamento, bene. Ah, siamo da qui, perfetto. Vabbè, saliti prima voi, che faccio veloce. Veloce, muovetevi. Porca puttana, muore, stronzo. Mi dispiace, però qui si muore troppo velocemente, ragazzi. Allora, mettiamo granata e riparte granata. Flash, granata, buttate una granata, pezzi di merda, morite. Buttate una granata. Dai, muoviti. Porca puttana. Comunque, se vi piace questa serie, per favore scrivetemi nei commenti se volete che continui questa serie, perché a me piace tantissimo sto gioco. Davvero. E non so neanche... Non l'ho finito, ragazzi, veramente. Cioè, avevo la PlayStation 2 e devo sempre riprova come uno scemo. Porca puttana, ho paura di questi bastardi. Muori, no, stronzo! Cazzo, cazzo, cazzo. Ragazzi, andate voi. Ah, così ci si metteva così, nei nuovi giochi non si può, ragazzi, non si può. Un lanciagranate, bene, bene. Te qui, stronzo. Porca puttana. Gli ho dato fuoco. Bene, bastardo, bene. Esplode la macchina. Chi è morto? Porca puttana. Ragazzi, andate lì, per favore. Cazzo! Non vuole morire. Si può correre, porca puttana, è sfiga. No, non morite, per favore, non morite, raga. Ma perché li chiamano Tango? Per favore, scrivetemi nei commenti che cazzo vuol dire Tango, perché io non lo so. Madonna, ragazzi, una fottuta vita mi stanno sparando, madonna, ragazzi! Oddio. Corri, corri. Dai, ragazzi, fatti il lavoro sporco. Puttana. Ammazzate il figlio di puttana. Oh, grazie. Continuare la seconda parte. L'ultimo checkpoint verrà sostituito. Bene, completato. Spero questo video vi sia piaciuto, ragazzi. E come ho detto prima, scrivetelo nei commenti se volete che continui questa serie. E spero il video vi sia piaciuto. Ci vediamo al prossimo. Ciao, ragazzi.